Prendiamo. Questo castello del Novecento in provincia di Treviso appartiene a Massimo Colombana, assessore alle partecipate del Comune di Roma. Signore che si è dato da fare e ha realizzato un po' di cose adesso. Per fortuna con l'acquisto l'ha anche risistemato, cosa che solo un privato poteva fare, e solo un pazzo come lui poteva fare. 260 stanze, un centro benessere, un museo, un centro congressi. Ad aprirci la moglie di Colomban, che si occupa della gestione del castello. Per quello che preferisco non dire niente. A 67 anni, fondatore di Confapri, associazione di imprenditori, Colomban è considerato molto vicino alla famiglia Casaleggio. Ma com'è per i suoi dipendenti? A me ha dato l'impressione di essere una persona alla mano, semplice. Intanto è umile, però non bisogna pestarle i piedi perché allora non è più umile. Intanto qui in paese tutti tifano per lui, anche se di elettori 5 Stelle ce ne sono ben pochi. In questa zona a tradizione leghista il castello di Colombano era stato scelto dall'allora ministro dell'agricoltura Zaia per ospitare il G8 dell'agricoltura del 2009. Ma qui Colombano è stimato, ha prodotto ricchezza in paese, ce l'ha fatta partendo dal basso, ma ce la farà anche a Roma. Ma secondo me farà qualcosa di buono di sicuro, vedendo i risultati che ha ottenuto nel passato. Beh, perché è una persona molto intelligente e speriamo che sistemi un po' di cose, insomma.